qualche idea, un po' di nozionismo, però le idee dovreste già averle, ricordandovi quel Java che avevamo guardato l'altro giorno del campo elettrico, dove io se spostavo se la carica era ferma, il campo elettrico era di tipo colombiano. Poi se io improvvisamente muovevo la carica, punti distanti venivano a sapere che la carica era mossa dopo un lasso di tempo. L'informazione che la carica era stata spostata dalla posizione ipotizzata arrivava con un po' di tempo, arrivava dopo un lasso di tempo, c'era una propagazione dell'informazione. Viceversa, se la carica era già in moto, di moto rettilineo, punti distanti sapevano dove puntare man mano che la carica si muoveva. Se qualcuno fermava di colpo la carica, i punti distanti non sapevano che si era fermata e continuavano a puntare nella direzione dove avrebbero previsto che si trovasse. Poi l'informazione arriva che la carica in realtà si è fermata e l'aggiornamento e l'aggiornamento avviene con ritardo. Allora, questa idea qua, e spero che giochiate con quel Java, guardatelo. Non fate cose strane, moto circolare, vetri di sega, pump. Giocate col moto lineare e fermate di colpo, start, stop. Cercate di sentire con la pancia quello che sta avvenendo. Non distraetevi dalle opzioni fighe del programma. Non fate le cose complicate, fate cose semplici, finché non entra nella vostra testa, nella vostra pancia, quello che sta avvenendo. Formalmente, quello che voi vedete nel Java si esprime qua. Allora, vi ho detto che c'è una certa rassomiglianza tra le equazioni dei potenziali in statica e in dinamica. In statica, per esempio, il potenziale elettrico, il potenziale scalare elettrico, si scrive così, ed è la soluzione, per costruzione l'abbiamo fatto, dell'equazione di Laplace. Ci siamo convinti di questo, ricordate? Siamo partiti da una carica puntiforme, il potenziale elettrostatico di un campo puntiforme, di una carica puntiforme, poi di una distribuzione discreta e poi della distribuzione continua, e imparavamo a far diventare la sommatoria un integrale. Questo è quello che sappiamo della statica. Abbiamo visto, con dei passaggi non difficili e di cui siete responsabili, che l'elettromagnetismo si può scrivere in termini di potenziali, anche in termini generali, anche nell'elettrodinamica più bella che ci sia, può essere espressa con i potenziali scalari e il potenziale vettore. In particolare, per esempio, il potenziale scalare, il potenziale elettrico, nella dinamica soddisfa questa equazione. Invece di avere solo il laplaciano, avete il dalembertiano, che è questa roba qua, questo operatore qua, si indica così, no? È famoso da Lambertiano. Questa è la dinamica. Okay. Certo, questa equazione che ha una certa rassomiglianza con questa, vedete che c'è il segno meno, c'è il rho, diviso zero, qua c'è Lambertiano, la solita Lambertiano, d'accordo? Questa equazione, a patto però che voi imponiate questa condizione ausiliaria, no? Che è la famosa scelta di Lorentz. Parola tecnica, gauge. Qual è la soluzione di questa? Allora, la morale è che la soluzione rassomiglia tantissimo a questa qua. Tantissimo. Ma come ho scritto nel PowerPoint, c'è un twist. Un twist è il gergo che si mette quando uno va al bar e ordina un drink con un twist. State con qualcosina, di solito è uno spruzzo di limone che dà un sapore un po' track. C'è una soluzione allo stesso aspetto, però se la guardate con attenzione, c'è quello che il Java vi sta dimostrando, che quel programmino Java vi sta dimostrando. Prima di scriverlo dovete essere chiari che, siccome in queste statiche, qua non appare il tempo, vi pare? Non appare il tempo. Qua invece c'è il tempo, per farlo è tutto dinamico, quindi la soluzione del potenziale elettrostatico sarà... Qual è il potenziale elettrostatico in questo punto? In questo punto, creato da delle cariche qua, queste cariche creano un campo elettrico.
è una situazione dinamica, quindi magari le cariche staranno anche muovendo, ci sarà un campo magnetico. Io sto scrivendo la parte elettrica per me, il potenziale elettrico in questo punto. Beh, dipende dall'istante, sicuramente dipende dall'istante. E la soluzione la scrivo così: 1 su 4 pi greco, integrale di volume su tutti i contributi della rho calcolato nel punto R primo. Qua metto un po', di creo uno spazio qua, creo uno spazio perché ci sarà del tempo, e prima di scrivere qua poi diviso R meno R primo integrando su tutto il volume. Ha lo stesso aspetto, la stessa formula, ma c'è una novità. La novità è che il tempo che scrivo qui non è questo istante, non è lo stesso istante, è un altro istante. E facciamo così, io scrivo T asterisco, o T, sì, T asterisco, e il T asterisco è uguale a T meno cos'è questo? Questo mi dice che in questo punto l'influenza della carica qua non è nell'istante T, ma di un istante precedente. Se Dio spegne il sole, noi veniamo a sapere tra 8 minuti che l'ha spento. Quindi quello che io vedo adesso è dovuto a qualcosa che è successo al sole 8 minuti fa. Quindi quello che io vedo qui nell'istante T, nell'istante T, è dovuto a quello che è successo qui, non nell'istante T, ma a un istante precedente a T, che è il tempo che impiega l'informazione per andare da qua a qua. Pensateci. Ovviamente questa formula è una formula teorica, ve la chiedo così nozionisticamente, ma per dargli un po' di spessore, non sia una formula che uno impara, riguardate quel Java. Quello che avviene qua ora non dipende da quello che è successo qua nello stesso istante, ma quello che è successo qua in un istante precedente. Perché quello che succede qua impiega del tempo l'informazione a arrivare qua. Quindi quello che io vedo qui non è quello che è successo qua ora, ma quello che è successo nel passato. Quanto tempo fa? Il tempo indietro a cui devo arrivare per trovare l'origine dell'effetto ora è, devo tornare indietro del tempo necessario che la luce impiega da qua a qua. Questa distanza qua cos'è? Questa distanza è R meno R primo, perché chi è R meno R primo? R meno R primo è questo vettore che va da qua, dalla sorgente, al punto che mi interessa. E il modulo di quello è la distanza. D'accordo? E come, siccome tutti sanno che la velocità è uguale a una distanza fratto un tempo, è chiaro che il tempo di propagazione dell'informazione da qua a qua è uguale alla distanza fratto la velocità. Distanza fratto velocità. Figo, no? Questo è come si scrive in matematica quello che vedete nel Java. D'accordo? Questi potenziali qua sono chiamati potenziali ritardati, non perché sono scemi, ma perché l'informazione arriva in ritardo, potenziale ritardato. Carino, no? Però il bello di questo è che è esattamente la stessa formula, solo con le debite cambiamenti. Che qua c'è il tempo, perché si fa la dinamica, e qua appare il tempo, ma non è lo stesso istante, sono diversi istanti, perché è chiaro che questa specie di blob o di cetriolo, tubero di carica che si sta muovendo, qua avete qualcosa che sta facendo cose strane, e qua l'effetto, qual è l'effetto in questo punto, in un certo istante, di quello che fa sta roba? Quello che è qui è più vicino, quindi
Invece un pezzo del blob che è qua dietro, se lui fa qualcosa, l'informazione che lui fa qualcosa arriva qua con un ritardo maggiore, no? Qua qualcosa fa un ghirigori qua, l'informazione che qualcosa è venuto qui arriva qui con un ritardo minore di un'ora di distanza. Quindi questi, ognuno di questi dipende da dov'è la sorgente. Se la sorgente è vicina, l'informazione vi arriva prima. Se la sorgente è lontana, l'informazione vi arriva, d'accordo? Quindi questo non è un unico tao, questo non è un unico tempo. Sono diversi tempi a seconda di dove si trova la sorgente, quindi forse è il caso di magari scriverlo esplicitamente, perché qua uno pensa che sia uno, invece infiliamo la mano e... solo che non so se lo spazio per farlo, tipo piccolo. Quindi questo è T meno R meno R primo diviso C. Ora, così vedete che quel ritardo dipende da dove si trova la sorgente. Se la sorgente è lontano, il ritardo è maggiore, d'accordo? Meglio così, almeno così correte meno il rischio. Quindi integrando sul volume avrete diversi tempi qua a seconda di dove si trova la sorgente. Si dimostra che questa è la soluzione. D'accordo? Carino questo. Ricordo, dovete guardare il Java e veramente imparare, non giocare. Imparare da quel Java. Una volta che avete imparato, poi giocate. Come col pianoforte, no? Prima si impara a suonare, poi si gioca. Ah, qua ho spiegato un po' di tempo a farlo, fatelo anche voi sto disegno, Sono due situazioni, fotogrammi col tempo che passa, sto per cancellarlo, così datemi da fare. Copiatelo, almeno cercate di capirlo, se non avete voglia di copiarlo, cercate di capirlo. Sono due situazioni, al passare del tempo, qua non c'è nessun capo, questo è un punto dello spazio visto ad istanti diversi. Punto visto a istanti diversi. Stesso punto, visto gli strati diversi. In questo fotogramma qua non c'è alcun campo, né elettrico né magnetico. Qua c'è un campo elettrico di là, un campo magnetico di là. Qua il campo elettrico è aumentato e il campo magnetico è aumentato, perché fanno la stessa cosa, in proporzione. Punto di direzione diverse, ma fanno la stessa cosa. Campo elettrico sta calando, pure quello B, a zero. Poi il campo elettrico riappare, ma punta verso il basso. E il campo magnetico punta di là. Aumenta, diminuisce. Una situazione analoga, un punto al passare del tempo. Ma guardate, qua il campo elettrico è verso l'alto, il campo magnetico è verso destra, qua è verso sinistra. Qual è la direzione di propagazione in questi due problemi? Prendete la mano destra. Quindi in questo qua è B, esce, in questo sta uscendo, in questo sta entrando, l'onda è qua, sta venendo verso di voi, l'onda è là, sta entrando alla lavagna. Siamo capiti? Guardate il PowerPoint, lezione onde elettromagnetiche maggio 2013. Dovete andare nel sito, cercare il capitolo onde ed è uno degli allegati. I vari capitoli sono quelli, non è molto bello il sito, lo so, ma io ho altre cose da fare. Imparate a cercare nel sito, se poi non riuscite a trovarlo, venite da me e ve lo mostro, ma vi guarderò con una faccia un po' così. Brevemente, visto che non ho molto tempo, oggi mi vanno 2 ore, quanto ho qua?
Vabbè, dai, facciamo. Questa è una carica positiva, questa è una carica negativa. Immaginate che abbiano esattamente lo stesso valore, ma di segno opposto. È un dipolo elettrico. Queste due cariche distano tra di loro una distanza di... Qual è il momento di dipolo? Il momento di dipolo è... Se questa è la posizione R del vettore positivo e questo... Tanta pazienza. Vabbè, continua a mancare. Quello è il vettore posizione. Quello è il vettore posizione della carica negativa. Il polo elettrico cos'è? Per definizione è questo vettore qui. Ha le dimensioni di un coulomb per metro. I momenti di dipolo degli atomi probabilmente sono dell'ordine di 10 alla meno 30 coulomb metro, perché avete 1,6 per 10 alla meno 19, facciamo 1 per 10 alla meno 19 moltiplicato per la dimensione di un atomo. La dimensione di un atomo è circa un angstrom, qualche angstrom, 10 alla meno 10 metri, quindi meno 19. 10 per 10 alla meno 19 per 10 alla meno 10 viene fuori 10 alla, 20, alla meno 29. Quindi il dipolo elettrico di un atomo si misura in 10 alla meno 29 come minimo, forse più piccolo, 10 alla meno 30 di un atomo. Poi se avete un casino di atomi, ovviamente. Com'è questo vettore? Questo vettore, questo qui chi è il vettore che va, è la posizione della positiva rispetto alla negativa, quindi questo vettore qui è il vettore che io sto tracciando leggermente, quello là. Il modulo di questo è per l'appunto la distanza, ok? E la freccia, visto che questo vettore va dal negativo al positivo, questa freccia è una frecciona che va in questa direzione, nella direzione del segmento negativo al positivo. Questo l'abbiamo già detto. Io voglio discutere il potenziale in un punto qua, ok? Il potenziale elettrostatico, il problema elettrostatico. Qual è il potenziale a questo punto? Allora, chiamiamo questo... questo segmento qui, siccome nel potenziale ci interessa la 1 sulla distanza, il potenziale creato da un punto è inversamente proporzionale alla distanza ed è uno scalare, io posso fare un po' di, a meno di usare la notazione vettoriale, e posso indicare questa distanza, che so, la indichiamo con D, l'ho indicato con la distanza, come posso indicarlo? Chiamo D maiuscolo questo. Questo lo chiamo la distanza dalla carica positiva. Questo è il punto P. Quanto dista dalla carica positiva? La indichiamo con D più. Questo è la distanza che il punto dista dalla carica negativa, la indichiamo con la distanza meno. Di meno. Di pedisce meno. Qual è il potenziale elettrostatico in questo punto? Il potenziale elettrostatico in questo punto è uguale alla costante elettrica. Costante elettrica. Usiamola, va dai. Non amo molto il simbolo costante elettrica. Quindi ho la carica positiva diviso la distanza. Ok? Potrei fare così per il momento. Poi però questa carica è uguale a questa cambiata di segno, quindi questo diventa stesso Q, perché è un dipolo, questo Q e questo è il mio Q. Stesso solo di segno opposto. Ok? Semplice però.
Adesso voglio fare un'approssimazione, perché è evidente che quando il punto è qui, è chiaro che il punto è più distante dalla carica negativa, è chiaro che questo segmento A è più lungo di questo segmento, è evidente. Ma immaginate questo punto P sia molto lontano, quindi questo per esempio è la carica positiva, la carica negativa. Quando il punto P è vicino non c'è dubbio che le distanze sono diverse. Certo, se il punto è proprio sul piano di simmetria allora le distanze sono uguali, ma scelto un punto a caso è evidente che quando il punto è molto vicino a in qualche modo in questa zona della lavagna le differenze di distanze è significativo. Ma se io prendo un punto che è un po' più distante, la differenza della distanza comincia a diminuire. Certo che questo è più grande di quello, ma la differenza sta cominciando a diminuire. Quindi io voglio fare l'approssimazione di un punto che è così distante, così distante, che la retta che va da questo al punto che è fuori dalla lavagna sia praticamente parallelo, cioè non apprezzate che stanno convergendo sul punto. È ovvio che convergono sul punto, che discorsi. Però se il punto è molto 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 distante, ovviamente dovrei disegnarlo, però la lavagna e le mie capacità artistiche sono molto limitate. Deve essere chiaro che queste convergono al punto, è ovvio, stanno puntando tutte e due al punto. Però il punto è così distante che queste due linee che puntano, traguardano lo stesso punto, sono quasi parallele. Quindi io voglio fare l'approssimazione che il punto sia molto distante. Quando si dice molto distante, voi dovreste dire rispetto a cosa? Quando qualcosa è molto grande, molto veloce, avete bisogno del termine di confronto, no? Siete degli ingegneri. Molto grande rispetto a cosa in questo caso? Molto grande rispetto alla distanza caratteristica del dipolo, alla dimensione. Quindi un punto che è molto 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 distante, un punto che ha una distanza, quale distanza? Beh, visto che le due rette sono molto vicine ad essere parallele, è inutile star là a litigare sulla distanza più o distanza meno. Questa distanza è molto maggiore della distanza, della dimensione del dipolo. Ok? Quindi se questo chiamo è D meno e questo è D più, c'è una differenza delle lunghezze. E qual è? È questa. Tiro una retta perpendicolare a questa. Questa retta è parallela quasi a quest'altra, quindi questo arriva qua e guardate questo triangolo. Questa è la differenza tra la distanza meno e la distanza più. Non sono esattamente la stessa distanza. La distanza del punto dalla carica negativa è diversa. Di quanto è diversa? La stimo nell'ipotesi che questo e questo sono paralleli. È chiaro che questa è diversa da questa. Se io volessi indicare graficamente qual è la differenza della distanza L meno da L più, cosa faccio? Prendo per esempio un compasso, lo apro alla distanza D più, ancoro uno dei lati del compasso qui e faccio un arco di cerchio. Dove lui interseca qua, questa è la differenza tra D meno e D più. Ma la differenza tra D meno e D più, io in questa approssimazione, nell'approssimazione che la distanza del punto, o comunque voi la misuriate, sia molto grande rispetto alla distanza tra le due cariche di dipolo, questa retta e questa retta sono circa parallele, e quindi la distanza tra la carica, tra il punto, del punto, dalla carica negativa, e rispetto alla distanza del punto dalla carica positiva, io la posso stimare. Questa è una stima della differenza di distanza. È una stima basata su quale ipotesi? Che questa retta e questa retta siano parallele. E questa ipotesi va bene se il punto è molto distante. E quindi, se questo è parallelo a questo, questo è un angolo di 90 gradi, questo è un angolo di 90 gradi, questo qui è un triangolo rettangolo. E quindi la distanza qua dipenderà da questo angolo, non vi pare? D'accordo?
o se volete dipende da questo angolo qua. Per esempio, quando il punto è quassù, qual è la distanza? Se questo è il punto matematico, la distanza da carica positiva è questa. Questa è la carica positiva, non si vede più. Questa è la carica positiva e questa è la carica negativa. Questa è la distanza di più e questa è la distanza di meno. Qual è la differenza delle distanze? D maiuscolo. Ma la distanza, la differenza di distanza cambia a angoli. Quando io apro l'angolo a questo angolo qui, allora qual è l'angolo? Dove si trova? Questo angolo è questo qui, no? Quindi questo angolo forse non è più utile e questo è l'angolo più utile. Tra l'altro è l'angolo che è caratteristico un po' di come funziona il dipolo, no? Vi ricordate? Se il dipolo è questo, e questo è il vettore T, e lo infilo in un campo magnetico, ho un campo elettrico, scusate, io misuro l'angolo dal dipolo, si misura l'angolo dal dipolo, quindi questo è l'angolo che è più naturale per descrivere la posizione della particella, la posizione del punto matematico. Questo punto matematico sta all'angolo, chiamiamo questo angolo che so teta, sta all'angolo teta uguale a zero. Questo punto qui sta all'angolo teta uguale a pi greco mezzi. Questo punto qua giù sta all'angolo teta uguale pi greco. Ma questo è un angolo polare, quindi questo punto qua sta misurato dalla direzione del vettore P. Quindi di nuovo devo, peccato che non ho i gessi colorati. Questo è il vettore P e misurate l'angolo dalla direzione di P. Quindi questo punto matematico qua a che angolo si trova? Lo misurate così, quindi a pi greco mezzi. Questo, così, a questo angolo, misurate sempre dalla direzione del vettore P. Chi si ricorda un po' di geometria, avete usato nella vostra vita le coordinate polari? Le coordinate polari le avete usate? Chi non ha mai sentito parlare delle coordinate polari? Le coordinate x, y, z di questo sono, voi prendete questo punto, la proiettate sul piano x, y, quindi questa è la coordinata x, questa è la coordinata y, e questa distanza di cui avete proiettato il punto per arrivare al piano x, y è la coordinata z, d'accordo? Invece le coordinate polari fate una cosa del genere, sempre partite dal punto, che so, la proiettate sul piano x, y, pensate a questa retta qua e misurate questo angolo qui e misurate, e poi dall'origine andate a questo punto con un'altra retta e misurate questo angolo qui. Questo è chiamato l'angolo azimutale, questo è l'angolo zenitale, dallo zenith. Quindi se lo zenith è di là, l'angolo zenitale di questo è questo angolo qua. Misurate così. Punto qua, punto qui, così. Qual è l'angolo azimutale di questo? Allora, se questo è l'asse X, io devo fare... Qua cos'è? Se è di qua, devo fare... Quindi questo angolo qui, che è indicato di solito con la lettera phi, questo angolo con l'angolo teta, teta va da 0 a pi greco, phi va da 0 a 2 pi greco. Io posso fare tutto il giro, cioè questo è un punto di qua, dove si trova con questo angolo qua? Devo fare tutto, devo immaginare di far tirare la linea così, devo fare tutto questo angolo qua. Invece dov'è in angolo zenith? Devo, se il punto è qua, ok? Che angolo azimutale a questo punto? Devo fare tutto il giro. L'angolo zenitale invece è questo angolo. Ok? Chi non ha mai visto gli angoli polari? Davvero? Che scuola avete fatto?
Quindi l'angolo che appare qui chi è? Voi dovete immaginare quando descrivete il silenzio, quando descrivete il potenziale elettrostatico di dipolo, vi conviene fare una cosa del genere. Questo è il dipolo, track. Qua c'è la carica positiva e qua c'è la carica. Questo è il dipolo. Piazzate la descrizione più semplice è di piazzare l'origine proprio al centro del dipolo. Quindi voi avete, questo è l'asse X se volete, l'asse Y, disegno un po', e questo è l'asse Z, cioè piazzate il dipolo nell'asse Z, nella direzione della Z positiva. Quindi il potenziale in un punto qua, nell'ipotesi che questo punto sia molto distante, sto semplicemente cercando di scegliere la convenzione più naturale, questo sarà l'angolo teta, d'accordo? Quindi guardate qua, questo può essere scritto così, co 4 pi greco epsilon 0 di meno meno di più diviso di più. Finora non ho fatto ancora nessuna approssimazione, semplicemente scritto. Ma adesso questo cos'è? Questo è questa distanza qua, quindi di meno meno di più lo scrivo come cosa? Questo è l'angolo che mi interessa, questo è l'angolo zenitale, questo è l'angolo più naturale per descrivere un dipolo, l'angolo dalla direzione del dipolo. Quindi questo è l'angolo qua. Qual è questo cateto? È D coseno di quell'angolo. Quindi D maiuscolo coseno dell'angolo. Quindi questa roba qua coseno di teta, va bene, lo posso scrivere qua, coseno di teta. Poi ho 1 su, come l'ho chiamato, di più di meno. Ok? Va bene? Allora, se il punto è molto distante, se è vero che di più e di meno sono diversi, infatti questa è la loro diversità, però potete anche a un certo momento dire ok, quanto è distante il punto dal centro del dipolo? Chiamiamo questa distanza qua la chiamiamo di piccolo, okay? La distanza del punto dal dipolo. Certo, non è, potrei dire, ma da quale punto? Se questo punto è molto distante ed è molto più grande D rispetto alla dimensione D del dipolo, è un inutile star là a litigare. E facciamo, tanto questa è una stima, no? Quindi la dico 1 sulla distanza al quadrato misurato dal centro del dipolo, mettiamola così. Questa è una stima. Quello che ho fatto qua è già qua l'approssimazione, eh? Qui è che sto facendo la stima. Stima che del punto distante, come potrei scrivere qua una pozza di appunto? Faccio, questo è la stima che P basato sull'ipotesi che P, il punto che mi interessa, sia molto distante. E come metto in opera questa approssimazione? L'approssimazione la metto in opera immaginando che le due rette che vanno in realtà a convergere nel punto siano quasi parallele. Quindi la stima della distanza, la differenza delle distanze, la scrivo come D maiuscolo coseno dell'angolo zenitale che va dalla direzione del dipolo al punto che mi interessa. Ok? E quindi questa è già una stima, posso dire, vabbè, la distanza al centro del dipolo se volevo. Quindi abbiamo la formula carina, eccola qua, che per punti distanti, per
punti distanti, il potenziale in un punto di un dipolo creato da un dipolo è uguale a al modulo del vettore dipolo per il coseno dell'angolo polare diviso 4π epsilon 0 a distanza del punto al quadrato. Notate una cosa, che questo non dipende dall'angolo azimutale, questo dipende solo dall'angolo teta, cioè il potenziale che ho appena scritto è una funzione di due variabili, dipende dalla distanza del punto e dipende dall'angolo in cui si trova, quindi la V dipende da due variabili, non dipende da uno, dipende dalla distanza in cui si trova e dipende dall'angolo, e non dipende dall'angolo azimutale. Quindi c'è una simmetria assiale. C'è una simmetria assiale. Tutti i punti, questo punto qua che si trova all'angolo teta, disegniamo adesso tutti i punti che hanno la stessa distanza di, ma hanno anche lo stesso angolo teta. Ce ne sono un'infinità, eccole qua. Tutti questi punti hanno la stessa distanza di e hanno lo stesso angolo teta. Immaginate un cono che prendete questo segmento e poi la fate ruotare attorno all'asse Z. Tutti quei punti hanno esattamente lo stesso potenziale elettrostatico. In quel senso non dipende da φ. Questa forma dipende solo da dove si trova, a che distanza e a che angolo. Tutti questi punti hanno esattamente lo stesso angolo. Ok? Punti alla stessa distanza, distanza di, con lo stesso angolo, con lo stesso angolo zenitale, che si scrive così. In inglese zenith, c'è la TH, in italiano no? Sì. Forse uno scrive zenith, c'è la TH, ma zenitale non credo che si scriverebbe con la H, no? Ok, credo che l'ora sia infatti... Ah, mancano 10 minuti. Allora, che si fa per calcolare il campo elettrico? Cosa si fa a calcolare il campo elettrico? Come si fa a calcolare il campo elettrico? Si fa il... Coraggio, come si fa a calcolare il campo elettrico? Qualcuno là in fondo che fa la faccia annoiato, lei mi dica come si fa a calcolare il campo elettrico? Cosa si fa? Lui sta girando disperatamente, sì, tu. Come si fa a calcolare il campo elettrico? Boh. Risposta sbagliata. Come si fa a calcolare il campo elettrico? Differenza del potenziale. Come si fa a calcolare il campo elettrico? Una risposta secca, corretta. Come si fa a calcolare il campo elettrico? Si fa il gradiente, si cambia di segno. Stiamo scrivendo da settimane questa roba qua. Come fate a non capirlo? Io faccio la protesta adesso. Cioè, non ce lo metto. Come si fa a calcolare il gradiente? Allora, in questo esercizio, questo è uno dei pochi casi, però lo voglio fare, sia perché è importante che voi sappiate il dipolo, sia perché dovete capire che il gradiente che io vi ho dato, finora, che era questo operatore Nabla, lo potete usare se usate coordinate cartesiane del solito tipo x, y, z.
Ma in questo esercizio, dove la descrizione più naturale sono le coordinate polari, non è quello il gradiente. Questa è la cosa che dovete sapere, che il gradiente così vale quando le coordinate x, y, z sono le solite, queste qua, no? Track, 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 e track, queste z, queste x, queste y. Quando le coordinate sono queste e usate queste, allora il gradiente è questo. E la maggior parte degli esercizi alla lavagna saranno di questo, o anche lo scritto sarà di questo tipo. Ma quando avete un potenziale che non è di tipo x, y, z, ma è di tipo r, phi, teta, phi, il gradiente non è quello. Qual è il gradiente in coordinate polari? Ve lo scrivo. Gradiente in coordinate polari. Anzi, credo che la parola corrente queste sono coordinate sferiche. Questo è l'angolo polare. Queste sono coordinate sferiche. Questo lo chiamiamo, come lo chiamiamo? Coordinate cartesiane rettangolari, va bene? Perché quindi rettangolari. Sferiche, queste sono coordinate sferiche, questo è l'angolo polare, quindi non sono coordinate polari, coordinate sferiche, quello è l'angolo polare. Avrò una U di R. Bisogna di fare il disegno qua. Questo è il punto. Avrò una, non solo una U di X, U di Y, U di Z, ma avrò una U di R, e U di R è il più facile dei versori. È un versore che punta radialmente, ok? Avrò una U di R, avrò una U di teta e avrò una U di phi. Allora, supponete che questo sia l'asse X, diciamo così, questo sia l'asse X, l'asse Y, l'asse Z verso di voi, d'accordo? L'asse Z verso di voi, questo è un punto, U di R è questo, U di teta, l'U dell'angolo zenitale, cos'è? Se questo è l'asse Z, dalla quale io misuro, è un vettore che è così. Questo, per esempio, in questo punto, chi è UDR? Va dritto. Se il punto adesso lo sposto qua, certo, UDR va così, ma U di teta, dovete immaginare di avere, fare così, questo è U di teta. Sto misurando dall'asse Z. Cercherò magari sto pomeriggio a farvi un disegno decente. U di teta, vediamo se riesco a farlo adesso. Questo è UDR. U di teta, che sta, è come un uncino, è come se, sapete, ricordate le guerre puniche, i romani, quel ponte che avevano il corno, che era da, quello è U di teta, quello è U di teta, è l'uncino, questo è l'uncino. Quindi qua avete U di R che sta andando così, l'uncino. E U di phi chi è? U di phi è il terzo dito. Questo è U di R, l'indice. L'indice, non il dito, me, l'indice. L'indice, questo magari lo cancello. L'indice, questo è il dito medio e questo è il pollice. Quindi, voi dovete andare al punto, poi l'uncino è nella direzione dell'angolo polare, e phi è quello che come si disegna qua? È per di là. Scelto il punto più infelice. Quello che sto cercando di disegnare essenzialmente è questa cosa qua,
dove questo è U di R, questo è U di teta e U di phi è così. Cioè io vado dritto, poi seguo l'angolo teta, perché sto andando, immaginate che questo sia l'asse Z, è più facile. Ok? Io vado a un certo angolo, a un certo punto, con l'uncino, vedete U di teta. Poi, dove si trova l'angolo rispetto all'asse Z, devo girarmi col pollice. Quindi questo mi va, l'indice mi punta al punto. L'uncino mi dice, ah, se questo è l'asse Z, io devo puntare a questo punto qua. Devo puntare d'accordo, ma vedete l'uncino com'è? L'uncino è verso il basso. E a che angolo azimutale sono andato? Vedete il mio braccio? Ho dovuto girarmi così. Quindi il pollice mi dice a che angolo azimutale devo girarmi. L'uncino mi dice a che angolo polare devo scendere. E il mio dito mi punta verso il punto. E queste tre dita, UDR, uncino e pollice, comunque formano una mano destra. Quindi in questo punto, ovviamente, con la scelta artistica che ho fatto, è difficile disegnare, ma cercherò di farlo il pomeriggio. E prima di lasciarvi, devo scrivere chi sono. Chi sono? Ho giusto 2 minuti per scrivere. Questo è più facile. È la derivata rispetto a R. Cos'è R? È la distanza del punto dall'origine. Promettente, no? Sembra la stessa roba. Sembra la stessa roba. Qua cosa ho? Ho la derivata rispetto a teta, però non può bastare. E dovete ragionare qua. No, perché non può bastare? Questa è una lunghezza, queste sono lunghezze. Quindi il gradiente è un operatore che ha la dimensione di una lunghezza alla meno 1. Giusto? Quello che ho scritto qua non ha dimensioni, non può essere risposta completa. Manca qualcosa per dargli le dimensioni giuste. Devo dividere per una lunghezza e la risposta corretta, devo darmi lo spazio qua, è che questo è 1 diviso R. Vedete che c'è la dimensione di una lunghezza. E qual è la componente della direzione azimut? È la derivata rispetto all'angolo azimutale, ma non può essere risposta completa perché manca la dimensione. E qua è un po' più complicato, continuo a non darvi lo spazio per farlo, è 1 su R seno di teta derivata rispetto a φ. Ok? C'è il seno di teta, non di φ. Quindi, questo pomeriggio applicheremo questo al nostro problema. Però, nel nostro problema, il nostro problema, questo dipende solo da R e da teta, non dipende da φ. Quindi, nell'esercizio che noi faremo, questo non c'è nel nostro esercizio. Poi devo fare sto disegno in maniera chiara. Indice, uncino e di quanto devo girarmi. Asse X, asse Y rappresenta questo punto qua. Devo girarmi in che direzione? Questo è l'angolo medio. Questo punto come ci arrivo con l'angolo polare? Se l'asse Z è questa, l'uncino deve andare così. E quanto distante è?